Il nostro special guest di oggi su Radio International, state comodi. Oh, ve l'ho detto, il suo ultimo album si chiama Pop Up, uscito adesso proprio nei negozi, freschissimo. Luca Carboni, intervistato dal nostro Nicola Stefoni. Vai Nicola, a te. Radio International. Radio International. Special guest. Qui a special guest un ospite veramente d'onore, uno dei simboli della Bologna che canta, Luca Carboni. Ciao Luca. Ciao, mamma mia, simboli, è un po' eccessivo. È uscito il 2 ottobre il tuo nuovo lavoro, 11° album. Sono tanti, Luca, complimenti, e soprattutto complimenti perché quest'album suona davvero in una maniera molto energica e porta un titolo che mi ha incuriosito, Pop Up. Si presta a varie interpretazioni. Ecco, ma qual è la tua? Ma intanto mi vanno bene tutte le interpretazioni, perché una interpretazione è il libro per bambini che diventa tridimensionale, e quindi mi piace anche che un disco abbia questa profondità e questa tridimensionalità. Poi anche la finestra che si apre nel computer, nel web, quando un po' meno amata, qualcosa che dia fastidio comunque a volte. E poi niente, più che altro mi piaceva anche questo gioco un po' ironico, che la parola pop evoca subito una musica appunto che non crea barriere per arrivare alla gente. Io non intendo il pop come la canzone banale, ma intendo il pop come la canzone di qualunque genere essa sia, che cerca di comunicare. Tu hai detto pop, il sound di quest'album si discosta un po' da quello che è il classico cantautorato, no? A cui siamo abituati. Forse è proprio questo che dà molta energia a questi, diciamo, 11 brani. Che è una scelta che insomma ho fatto anche in altri dischi. Quella all'inizio, di... vero? Ricordo un po' i tempi di Forever, perdonami se faccio questa citazione. Sì, Forever, forse anche il lavoro che abbiamo fatto insieme a Mauro Malavasi nel 92 con l'album di Ci vuole un fisico bestiale. Cioè, ho sempre alternato un po', senza mai rinnegare la dimensione di cantautore, però ho sempre cercato di far capire che intendo la canzone d'autore come comunque uno spazio molto, molto aperto a contaminazioni musicali. Due canzoni mi hanno praticamente colpito, quella La regola di Bologna e Milano. Queste due città hanno sicuramente un valore per te, ma questo valore è cambiato nel tempo? Oppure no, nel senso, come le vivi? Ecco, sono due realtà diverse, perché specie per i cantanti vedo che... Beh, sono... Milano è solo un pretesto, perché ne parlo da bolognese, infatti parlo di invidiare chi vive a Milano, perché comunque c'è ancora chi lo fa, negli anni 80 forse ancora di più, si vede a Milano un po' come... New York era, no? Era un posto delle opportunità, visione, sì. Esatto. E invece Bologna è una regola, è una canzone sulla mia città. E la particolarità però è che non è nata solo da me, ma l'ho scritta insieme a un non bolognese, anche il testo, che di solito insomma i testi li scrivo da solo, però questo è stato così un esperimento, ed è venuto fuori appunto la visione di chi conosceva Bologna arrivando da fuori come mondo universitario, e che è molto diverso da bolognese vero, esatto, da me che sono il bolognese, verissimo. E quindi si fondono queste due visioni nella stessa canzone. Fantastico. Bene, ultima cosa, il live? Non ce l'abbiamo ancora in programma, partiremo dal 2016 e poi ti facciamo sapere. Va bene, grazie davvero Luca, ancora è stato veramente un piacere. Grazie a voi. State comodi, al resto pensiamo noi.